Raga Prieteni miei, bentornati da Vadi. Sono molto contento di ritrovarvi qua al mio cospetto. Sapete, in questo periodo che non ci siamo visti, non siete gli unici ad essersi intrufolati nella mia carovana. Una donna solitaria è venuta qualche settimana fa ed abbiamo parlato tutta la notte. Lei si è voluta introdurre da me perché ha sentito parlare di me, del mio libro, delle mie storie. Ed allora abbiamo avuto una lunga conversazione sul vero significato della vita, di come essa sia veramente importante per l'individuo e di come la difendiamo gelosamente. A denti stretti, unghie graffiate. Tuttavia, a volte, come dei veri imbecilli, la gettiamo via alle ortiche, dandola in mano a persone sconosciute, persone erudite che approfittano alcuni del loro sapere per sostituirsi a Dio. Quello che andrete a vedere è un video che io e lo strano canale abbiamo preparato insieme per voi. Una lista di persone che hanno abusato del loro potere per fare atti orribili. Mettetevi comodi, prietemi miei. Lo spettacolo comincia. Cari amici miei, ben ritrovati. Perché la professione di medico funzioni nella società, le persone devono fidarsi di loro. La maggior parte onora quella fiducia, ma altri ne abusano, alcuni, in modi orribili. Come è stato precedentemente già detto dalla mia collega e amica dello strano canale, l'intento di questo video non è assolutamente quello di oscurare o infangare la figura di chi si occupa realmente di salvaguardare la nostra salute, combattendo in prima linea, giorno dopo giorno, rispettando il giuramento di Ippocrate come un mantra, come un vero supereroe. Ma si sa, ahimè, il mondo è un posto oscuro e ricco di insidie. Questo può essere tanto bello quanto terrificante. Per ogni eroe c'è un malvagio. Pertanto, vi invito, se non lo avete ancora fatto, a recuperare la prima parte di questo video nel canale Lo Strano Canale. Il link ve lo lascio nell'info box. Ma se lo avete già fatto, beh, mettetevi comodi. Sto per presentarvi 5 individui decisamente poco raccomandabili. Josef Mengele nasce a Günzburg, in Baviera, il 16 marzo 1911 e fu il primo di 3 figli di Karl e Walburga Mengele. Il padre, una persona di polso e molto autoritario, era un noto industriale e dirigeva la Karl Mengele & Sohn, una nota azienda locale produttrice di macchine adibite ad uso agricolo. Del passato di Josef non si conosce molto, se non che è stato un ragazzo socievole ed educato, la cui unica grande ambizione a quasi tratti ossessivi, era quella di diventare un affermato medico. Esatto. Ossessione. Studiosi e psicologi dell'epoca ritengono che questa sua ossessione per la medicina derivasse dal volere di Mengele di stupire i suoi genitori, in quanto egli riteneva di non essere stato abbastanza gratificato per quanto si dimostrasse un ottimo studente. Mengele aveva idee politiche ben precise. Queste idee lo portarono in seguito ad unirsi all'esercito nel ramo paramilitare. Proprio durante quel periodo, Mengele riuscì a conseguire 2 lauree, una in antropologia ed una in medicina. Lavorando al fianco del dottor Otmar Freiherr von Verschuer, Mengele finì per ossessionarsi e specializzarsi nelle ricerche genetiche del suo mentore, ossessionato dalla purezza della razza ed in particolare della figura dei gemelli.
Ed è proprio basandosi su queste ricerche che Mengele commise alcuni degli atti più atroci che la storia possa ricordare. L'epoca e la mentalità soprattutto erano quelle che erano, e per Josef iscriversi al Partito Nazionalsocialista fu un attimo. Sempre in quegli anni si sposò con una ragazza protestante, Irene Schoenbein, la quale condivise un matrimonio tutt'altro che felice. Mengele era infatti un noto donnaiolo e la moglie, quando questi partì per Auschwitz, decise in toto di non seguirlo. Auschwitz, il teatro scelto per le sue atrocità. Diventato ormai capitano delle SS, Mengele, nel maggio del 43, si recò nel noto campo di sterminio per sostituire un medico ammalato. Ma di lì a poco vi si sarebbe trasferito, dando così modo di poter continuare le sue ricerche. Con, ahimè, carne fresca su cui sperimentare. Durante i suoi 21 mesi di permanenza nel campo di sterminio, Mengele era conosciuto come Der Weiße Engel, ovvero l'angelo bianco, per l'atteggiamento e per il camice che indossava quando si apprestava a scegliere chi avrebbe dovuto essere oggetto delle sue ricerche, chi avrebbe lavorato e chi era destinato alle camere a gas. Ma di angelico egli aveva ben poco. Infatti era ricordato per essere una persona estremamente crudele, poiché uccideva senza pietà e remore i prigionieri a calci, colpi di pistola o iniezioni letali. Quando arrivava il treno carico di deportati, egli decideva all'istante chi era destinato a lavorare o alla camera a gas, mandando così al macello centinaia di persone senza pensarci su troppo. Ma la sua crudeltà non si limitava solo a questo. Purtroppo, questa si riversava anche sui più piccoli. Disegnò infatti una linea sul muro del blocco dei bambini, alta all'incirca 150 centimetri, ordinando l'esecuzione nella camera a gas di tutti quei bambini che non raggiungevano tale misura. Una volta, durante una pandemia di tifo all'interno di un capanno, Mengele, pur di non applicarsi nella debellazione della malattia, decise di uccidere tutte le 750 deportate che vi risiedevano. E per scongiurarne una nuova, nel dubbio, ne fece giustiziare altri 1035, tra uomini e donne. Chi è sopravvissuto allo sterminio ricorda Mengele come una persona con un'espressione in faccia di chi si sente Dio in terra. Auschwitz era il parco giochi di Mengele, e il terrore e l'orrore che lo avrebbero condannato per il resto dei suoi giorni accadeva anche dietro le quinte, nel suo laboratorio, dove egli sezionava, torturava, analizzava e operava poveri deportati solo per il fine di proseguire le sue ricerche, uccidendoli senza pietà quando non gli fossero più tornati utili. I suoi studi riguardarono essenzialmente il fondamento biologico dell'ambiente sociale, la trasmissione dei caratteri dei tipi razziali ed infine le persone con elementi di anormalità. Tali studi vennero condotti quasi esclusivamente sui gemelli, che rappresentavano la sua principale ossessione. Oltre a questi, studiò anche gli zingari e mostrò un certo interesse anche per nani ed ebrei, che Mengele reputava forme umane anomale. Dopo la morte, i cadaveri erano sottoposti ad autopsia e spesso alcune parti del corpo o interi feti, conservati grazie alla formalina, venivano inviati al di fuori del campo per effettuare ulteriori approfondimenti ed esami. Mengele era talmente ossessionato dai gemelli che questi venivano rinchiusi in un capanno speciale all'interno del campo di sterminio. Ad ogni sua visita, Mengele prelevava loro sangue, faceva loro fotografie e praticava dei discutibili test di reazione alle sostanze chimiche sulla pelle, proprio come se i gemelli arrivassero da un altro pianeta. Non lo considerava un essere umano il 100% il gemello, e voleva che il suo studio e le sue considerazioni passassero alla storia, come se egli fosse una sorta di esploratore ad aver scoperto un nuovo continente.
ne era talmente geloso che durante l'avanzata dell'Armata Rossa ordinò alle sue truppe di giustiziare tutti i gemelli nel campo di sterminio, così che nessuno oltre a lui avesse potuto proseguire le sue ricerche. Un ordine che, fortunatamente, non fu mai eseguito. Ma una volta caduto il regime nazionalsocialista, tutti i sogni di gloria di Josef Mengele svanirono in una nuvola di fumo. Iniziò così, nel dopoguerra, la caccia ai criminali di guerra, ed ovviamente il nostro Josef era uno di questi, e la taglia sulla sua testa ammontava, pensate un po', a ben 3 milioni di dollari dell'epoca. Ma Mengele era furbo e scaltro come una volpe. E dopo essersi imbarcato in una nave a Genova nel 49, fuggì in Sud America, dove visse indisturbato fino alla fine dei suoi giorni. E la fine dei suoi giorni arrivò nel 1979, a 67 anni, a causa di un attacco cardiaco che ne causò l'annegamento mentre egli nuotava nell'Oceano Atlantico. Il karma a volte. Fu sepolto nel cimitero di Embu das Artes sotto il falso nome di Wolfgang Gerhard. Alla fine, a sistemare il signor Mengele, ci ha pensato, pensate un po', la divina provvidenza. Jane Toppan è nata con il nome di Honora Cayley a Boston nel 1857 da genitori immigrati ebrei molto sfortunati. La madre morì in seguito ad una grave forma di tubercolosi, mentre il padre, Peter Kelley, era un sarto conosciuto per essere una persona mentalmente instabile e dipendente dall'alcol. A seguito della morte della madre nel 1863, il padre decise di affidare Honora, che all'epoca aveva solo 6 anni, e le sue sorelle ad un orfanotrofio per bambini sfortunati presidiato dalla signora Stillman. E quel gesto sancì la parola fine al già effimero rapporto che le bambine avevano con lui. Infatti, non si videro mai più. Con il passare degli anni, Honora divenne la servetta della signora N.C. Toppan a Lowell, in Massachusetts. Sebbene non fosse mai stata adottata ufficialmente dai Toppan, prese il cognome della famiglia per cui lavorava e diventò così Jane Toppan. Inutile dire che il rango sociale della piccola Jane la portava a subire ogni tipo di vessazione. Veniva punita corporalmente ed era spesso oggetto di scherno da parte dei membri della famiglia, in particolare da parte della figlia di Lady Toppan, Elizabeth, la quale era anche oggetto di invidia da parte di Jane, in quanto ella si sarebbe potuta sposare a differenza sua. Jane crebbe paffuta e questa sua condizione, più il basso rango sociale dalla quale proveniva, ne impedirono eventuali matrimoni e la possibilità di avere figli. Alla morte di Lady Toppan, Jane finì per prestare servizio per quella famiglia e fu congedata con una squallida liquidazione di $50, ma subito dopo finì per fare da servetta alla figlia Elizabeth, divenuta ormai sposa del diacono Oramel Brigham. Ma questo nuovo lavoro durò poco. Siamo nel 1885 e Toppan cominciò ad esercitarsi per diventare un'infermiera nel Cambridge Hospital. E fu proprio in questo periodo che le venne dato il soprannome di Jolly Jane, in quanto era conosciuta tra tutti come una persona estremamente gioiosa, un po' pettegola e con una strana passione per le autopsie. Ecco, mischiamo abilmente queste tre caratteristiche, aggiungiamo alla mistura un'infanzia infelice e turbolenta, condiamo il tutto con un po' di contesto storico, lasciamo marinare per bene qualche annetto ed otteniamo infine il profilo psicologico di una persona potenzialmente pericolosa ed instabile. E così era Jane. Lontano dagli occhi degli altri, Jane si divertiva a usare i pazienti come cavie umane per esperimenti con la morfina e l'atropina. Volutamente modificava le loro cartelle cliniche, gli alterava le dosi, soltanto per il gusto di farlo e per vedere che effetto potevano fare su essi. Si diceva che spesso somministrava loro un mix letale di droghe e che si sdraiasse accanto ad essi, abbracciandoli, fino a che la morte non fosse sopraggiunta. Non è ben chiaro, invece, se Jane avesse anche abusato sessualmente di qualche suo paziente in stato di coma o addirittura morto.
Questa considerazione nasce da un curioso caso. Una volta la Toppan diede una dose di sonnifero spacciandolo per un antidolorifico ad una paziente di nome Amelia Finney. Dopo un intervento, questa, mentre lei scivolava nel sonno, sentiva la Toppan che le baciava ripetutamente il viso, salvo poi andarsene via, dopo che una persona era entrata nella stanza. Nonostante il diploma e la qualifica di capo infermiera, la Toppan venne allontanata da ben due istituti, poiché non prestava attenzione a ciò che prescriveva e finì in seguito nel 1891 a fare l'infermiera privata. Da lì iniziarono altri omicidi, i quali aumentarono di densità dal 1895 in poi. Israel Durham e la moglie Lovey, avvelenati. Elizabeth Brigham, la figlia di Lady Toppan, dose letale di stricnina. Myra Connors, avvelenata. Genevieve Golden, avvelenata. Alden Davis, avvelenato. Minnie Gibbs, avvelenata. E la lista potrebbe solo che andare avanti, se si contano tutte le persone negli istituti di cura che sono morte sotto l'occhio vigile di Jolly Jane. Tuttavia, Jolly Jane non si sarebbe solo limitata ad uccidere. A volte avvelenava in dosi non letali per inscenare vere e proprie truffe, per racimolare denaro. Ma la sua fortuna non durò in eterno. Nel 1901 il suocero di Minnie Gibbs, un capitano della polizia, ordinò un esame tossicologico sul cadavere di quest'ultima. Il risultato dell'esame mostrò che era stata avvelenata e la polizia locale si mise sulle tracce dell'ultima persona sospetta che frequentò da vicino la famiglia. Guardate un po', un'infermiera privata di nome Jane Toppan. Jane fu arrestata il 26 ottobre 1901 con l'accusa di omicidio e incarcerata nella prigione di Barnstable. Lei si professò innocente, ma le riesumazioni di diversi corpi e i relativi esami tossicologici non fecero che complicare ulteriormente la sua situazione. Arrivò allora nel 1902 a confessare solo 4 omicidi, ma solo qualche anno più tardi, per ottenere l'infermità mentale, Jane ne confessò 31 al suo avvocato. 31 omicidi dichiarati. Ma sapete qual è la cosa sconvolgente? È che forse, in vero, sono più di 70. Jane venne rinchiusa in un istituto psichiatrico dove morì a 81 anni, nell'agosto del 38. John Bodkin Adams nacque a Randallstown, nell'Irlanda del Nord, nel 1899. Nel 1916 John andò a studiare medicina alla Queen's University di Belfast. Si era fatto pochi amici all'università, essendo ricordato come socialmente imbarazzante, ma ha avuto un colpo di fortuna nel suo ultimo anno. Nel 1920 partecipò ad una conferenza di missionaria tenuta dai fratelli Larne. Una delle lezioni è stata tenuta da Arthur Randall Short, un chirurgo di Bristol. Lui e John hanno parlato dopo la conferenza sul famoso zio di John, John Bodkin. Quando Arthur seppe che John era uno studente di medicina, gli offrì un lavoro a Bristol, dopo la laurea, e John lo accettò dopo essersi laureato. Tuttavia, a John mancava l'acume necessario per la medicina accademica, e dopo 6 mesi di inattività, il suo mentore Arthur gli porse un annuncio e gli suggerì di esaminarlo. L'annuncio proveniva da un settimanale cristiano e cercava un uomo incline alla religione che si unisse a un gruppo di medici di base in Eastbourne, nel Sussex. Quindi John ha fatto domanda per la posizione ed è stato accettato. Durante la sua carriera universitaria, John aveva affrontato la sua mancanza di talento attraverso un duro lavoro solido, e questo ora lo ha aiutato a ottenere più rapidamente una buona reputazione in città. Faceva infatti molte visite a domicilio. La reputazione di John come medico, pronto ad essere chiamato a qualsiasi ora, lo aiutò presto a raccogliere alcuni di questi clienti più ricchi. Tra i suoi primi clienti importanti c'erano William ed Edith Maywood,
che avevano una buona quantità di denaro dall'attività di coltelleria di successo di William a Sheffield. Fu chiamato per la prima volta ad assistere Edith dopo che lei si era rotta una gamba in un incidente, ma presto si ritrovò nella posizione di amico di famiglia, soprattutto per la tenacia con cui accudeva la signora Edith. Questo non solo lo ha portato nella scena sociale locale, ma gli ha anche permesso di appoggiarsi a dei privilegi della famiglia, inclusa la volta che ha ammirato il cappotto di William, gli ha chiesto dove lo aveva preso, poi è andata a comprarne uno identico, facendolo pagare ai Maywoods. E fu così per numerose altre famiglie. Infatti, parte del suo reddito proveniva dai lasciti lasciati nei testamenti di coloro a cui aveva assistito nelle loro malattie. Una pratica standard all'epoca, il motivo principale per cui i clienti facoltosi erano così desiderabili. John ha portato questo all'estremo però, e il primo segnale di avvertimento arrivò sotto forma di Matilda Whitton. Matilda era un'anziana vedova sulla settantina quando si è trasferita a Eastbourne, e naturalmente il buon dottore era spesso presente con lei. La prassi ormai era la stessa, entrare nelle grazie della famiglia tanto da comparire nel testamento. La cosa si spinse talmente oltre da far sì che i figli della Whitton venissero diseredati e che tutto fosse andato nell'eredità di John. Nemmeno a dirlo, la vedova Whitton morì in circostanze misteriose. Era il 1939 ed Agnes Pike era un'altra paziente anziana in cura da Adams, e i suoi parenti si preoccuparono abbastanza da portare un secondo medico, e questa cosa fece infuriare John. Il secondo dottore non riuscì a trovare alcuna malattia o motivo medico per cui le fosse stata somministrata la quantità di morfina e barbiturici che John le aveva somministrato, e subentrò al posto di Adams. Dopo un paio di mesi senza le cure del dottor Adams, questa era quasi completamente guarita. Probabilmente sono stati incidenti come questo che hanno portato i medici locali ad escluderlo dai loro accordi dopo lo scoppio della guerra. Ma nel dopoguerra la carriera di Adams ebbe molto successo e nel 1956 era considerato il medico più ricco d'Inghilterra. Ha frequentato alcune persone famose ed influenti della regione, tra cui il parlamentare vincitore della medaglia olimpica Lord Brawlclay, il pittore della società Oswald Birley, l'ammiraglio Robert Pendergast, l'industriale Sir Alexander Maguire, il decimo duca di Devonshire, il capo della polizia di Eastbourne Richard Walker e una miriade di uomini di affari. Dopo anni di voci, ed essendo Adams stato menzionato in almeno 132 testamenti dei suoi pazienti, il 23 luglio 1956 la polizia di Eastbourne ricevette una chiamata anonima su una morte. Era di Leslie Elson, l'artista del Music Hall, la cui amica Gertrude Hallett era morta inaspettatamente mentre veniva curata da Adams. Il giorno in cui morì la signora Hallett, il 23 luglio del 1956, il medico legale di Eastbourne notificò al capo della polizia locale che, dall'autopsia, la sua morte non sembrava essere naturale e la polizia iniziò a raccogliere dichiarazioni di persone con cui era stata a contatto. Il detective Hannam di Scotland Yard si trovava in una posizione insolita. Invece di dover trovare un sospetto per un crimine noto, aveva un sospetto noto, uno solo: John Bodkin Adams. Ma aveva bisogno di collegarlo a crimini più gravi che falsificare prescrizioni, fare false dichiarazioni e maneggiare droghe. Hannam si fissò sull'idea che Adams avesse ucciso molti pazienti anziani per eredità, e fu così che gli investigatori decisero di concentrarsi solo sui casi dal 1946 al 1956. Dei 310 certificati di morte, 163 erano considerati da Kemps degni di ulteriori indagini. Raccolte anche diverse testimonianze da parte di numerose collaboratrici del dottor Adams, quest'ultimo è stato finalmente mandato a processo. Adams fu arrestato per la prima volta il 24 novembre 1956 con 13 accuse, tra cui falsa rappresentazione sui certificati di cremazione e omicidio, ma a seguito venne poi scagionato e assolto. Negli anni a venire Adams continuò ad operare il suo stesso modus operandi di sempre, fino ad arrivare nel 1971 con la morte del suo ultimo paziente, Sir Roland Gwynne, il quale Adams firmò il suo certificato di morte. Pensate un po' per quanto tempo il dottore è riuscito ad agire indisturbato. Ma come per il dottor Mengele, a punirlo non è stata la legge, ma il karma. Nel 1983 Adams cadde e si ruppe il femore.
fu portato all'Eastbourne Hospital, ma sviluppò un'infezione toracica e morì il 4 luglio per un'insufficienza ventricolare sinistra. Jeanine Ann Jones è nata il 13 luglio 1950 a San Antonio, in Texas, e subito dopo poche ore la sua nascita fu affidata a genitori adottivi. Jeanine era descritta come una bambina collerica e aggressiva nei confronti dei suoi coetanei. Lei stessa, da adulta, per giustificare questi suoi comportamenti, confidò ad un'amica di essere stata abusata da piccola, ma questa versione non è mai stata del tutto confermata, in quanto la Jones aveva la fama di essere una bugiarda patologica. Per fare un esempio, intorno ai 18 anni si fidanzò con un ragazzo di un paio di anni più grande di lei, e quando lui espresse il desiderio di arruolarsi in marina, lei gli disse di essere incinta. Il ragazzo accettò di sposarla e, dopo il matrimonio, Jeanine gli disse di aver mentito sulla gravidanza. Arrivò a mentire perfino per giustificarsi il divorzio, sostenendo che il marito era un uomo dal temperamento violento e che la picchiava frequentemente. Dopo qualche breve siparietto lavorativo in un istituto di bellezza, la Jones, finanziata dalla madre, frequentò un corso per imparare le tecniche fondamentali per realizzare il suo desiderio: diventare un'infermiera. Diceva di amare molto la professione, soprattutto perché le permetteva di stare a contatto con tanti bambini. Un sogno abbastanza discutibile, se teniamo di conto che stiamo parlando di una madre di due figli, poco amorevole e spesso violenta. Tuttavia, nel 77, passò l'esame informativo e trovò subito lavoro in un ospedale locale, ma solo dopo 8 mesi fu costretta a licenziarsi perché aveva avuto dei dissapori con un medico che l'aveva accusata di condotta impropria e etica lavorativa discutibile. Da lì iniziò un vero calvario tra fuori e dentro gli ospedali, ma questo giro non solo per lavoro, ma anche per problemi sia di salute fisica che mentale. Durante i turni di lavoro in ospedale, le piaceva somministrare dosaggi differenti dalle medicine prescritte dai dottori. Fu identificata come una persona che non aveva abbastanza cura dei pazienti e che creava dissapori fra il personale sanitario. Questa storia in tutti gli ospedali in cui lavorava. Il peggio, però, aveva ancora da arrivare. Fra il 1981 e il 1982, la Jones uccide diversi bambini in ospedale. Il modus operandi era tanto atroce quanto ben congegnato. La Jones metteva appositamente i bambini in situazioni di pericolo estreme, al limite del mortale, solo per intervenire all'ultimo minuto per salvarli, apparendo così a loro come una sorta di eroina e una figura essenziale per il personale sanitario, un vero e proprio punto di riferimento. Ma purtroppo non andava sempre bene, e se il bambino moriva, lei almeno poteva immergersi nel dolore e mostrare tutta la sua capacità di comprensione e di amore con i parenti del piccolo. La Jones uccideva i bambini iniettandoli del curare nelle vene, dosato ad arte, perché lei doveva assolutamente avere il controllo totale e maniacale della situazione. Qualora non vi fosse fatti ancora un quadro completo del profilo psicologico della Jones, anche se ne dubito, vi basti sapere che, stando ad alcune dichiarazioni dei suoi colleghi, lei era il classico tipo che, qualora ci fosse stata una situazione di qualsivoglia forma di emergenza all'interno della struttura sanitaria, lei ne era entusiasta, ai limiti dell'euforico, mascherando il tutto con una finta faccia amorevole e compassionale. «C'è un paziente o un bambino in fin di vita? Bene, è la mia occasione!» La fortuna della Jones venne meno nel 1983, quando venne arrestata mentre stava lavorando in un istituto pediatrico. Venne accusata della morte di diversi bambini e, stando ad alcune indagini, si conta che la Jones possa aver iniziato ad uccidere già dal 77, portando il triste conto delle morti a oltre 60. Stando al profiler della polizia, il suo unico obiettivo non era uccidere un innocente, ma solo provare pura e mera soddisfazione personale. Ammazzava per sentirsi appagata, senza remore, senza sentimento. Contava solo sentirsi soddisfatta. Fortunatamente nel 1984 viene dichiarata colpevole e condannata a scontare l'ergastolo nel carcere di Bexar County, dove tuttora lei risiede. Come se servisse doverlo specificare, la guerra non porta mai niente di buono.
Ogni fazione aveva le sue atrocità, ogni stato aveva il suo Josef Mengele, e lo stesso si può dire del Giappone. Shiro Ishii è nato nel 1892 a Shibayama ed è stato il direttore dell'unità 731, il Dipartimento delle Armi Biologiche dell'Esercito Imperiale Giapponese, durante la Seconda Guerra Mondiale. Sì, quell'unità 731. All'epoca, Ishii era un chirurgo e a lui venne dato il compito di sviluppare germi e tossine per uso bellico, portati avanti principalmente nel campo di Pingfang in Cina, dove risiedevano. Con lui, alla guida dell'unità 731, per anni, sostanze tra le più tossiche allora disponibili vennero inoculate in prigionieri cinesi e coreani, arrestati e condannati per spionaggio. Il risultato, nemmeno a dirlo, fu disarmante. Tra torture e atroci sofferenze, caddero per mano sua più di 10.000 persone. Si stimano all'incirca 600 persone l'anno, 600 persone inviate alla polizia militare giapponese, che all'epoca era temuta al pari delle SS tedesche. Le ricerche e le torture che Ishii condusse e inflisse ai malcapitati, spesso e volentieri, esulavano completamente dal compito a lui affidatogli e si tramutavano quasi sempre in vere e proprie azioni di totale e inqualificabile malvagità, di violenza allo stato puro. Si partiva da aborti forzati, paralisi e attacchi cardiaci indotti, fino ad arrivare a severa ipotermia e amputazioni di arti e organi su uomini, donne e bambini. Alcuni vennero congelati vivi, parzialmente o totalmente, per vedere cosa accadesse ai tessuti. Si diceva anche che i più fortunati, se così possiamo dire, venivano semplicemente infettati con batteri sconosciuti o molto letali e liberati in quartieri o zone affollate della Cina per diffonderne il contagio e indurne la mattanza. Era una tecnica subdola, ma dannatamente efficace. Pensate un po', uno come Ishii venne promosso responsabile della salute pubblica nel 1945 e, poche settimane prima della sconfitta del Giappone, lui stesso si adoperò alla distruzione totale con esplosivi e fuoco dell'unità 731 per occultare le sue stesse prove. Nessuno, compreso Ishii, venne mai condannato per le atrocità commesse, anzi, parecchi dei suoi collaboratori più stretti fecero, pensate un po', carriera nel settore farmaceutico giapponese. Tuttavia nel 1947 e negli anni successivi alla sconfitta, Ishii ricevette numerose lettere di accusa e minacce. Ma lui si sentiva in una botte di ferro in quanto egli stesso aveva patteggiato l'immunità con gli americani in cambio di segreti di guerra. Tale patto però venne meno nel 1948 e nonostante ciò, Ishii non venne mai condannato per ciò che aveva fatto. Cosa fece dopo non ci è dato di saperlo con esattezza. Ma non temete, il karma ha colpito pure lui. Morì nel 1959 nell'ospedale di Shinjuku a Tokyo, per una brutta forma di cancro alla gola. E pensate un po', sembrerebbe che chi lo avesse in cura non gli abbia riservato le cure necessarie. Prieteni miei, anche per oggi il tempo a nostra disposizione è terminato. Ma prima di salutarvi, lasciatemi spendere due parole sul vero significato di questo video, che non è certo quello di infamare e infangare il nome di medici, infermieri e curatori che realmente combattono tutti i giorni per preservare e salvare le vostre vite. La mia purtroppo è già dannata da molto. Ma il vero intento è quello di mettervi in guardia, perché come fuori c'è del bene, c'è anche tanto male. E la nostra vita, inconsciamente, tendiamo a svenderla per paura. Quindi, prieteni miei, state allerta e non dimenticatevi di guardare anche il video
dello strano canale, che troverete il link qua sotto, proprio accanto al pulsante rosso, che dovete cliccare per lasciare un segno amorevole della vostra presenza. Draga Prietenimè, un caro abbraccio e buona notte.